Va bene, Lang. Ehi, ragazzi! Che diavolo era quello? Credo che sia tuo, Captain America. Oh, splendido. Va bene, ce ne sono due nel parcheggio. Una è la Maximoff, la prendo io. Rudy, pensi al capitano? Ho due nel terminal, Wilson e Barnes. Barnes è mio! Signor Stark, che devo fare? Ve l'ho detto, sta a distanza, il ragnatela lì. Ok, ricevuto. Togliti, capitano. Non te lo chiedo una seconda volta. Senti, io non voglio farti del male. Io non mi farei problemi. Chi diavolo è quello? Ogni giorno se ne inventano una. Hai un braccio d'acciaio! Fichissimo, amico! Hai diritto di rimanere in silenzio! Capitano, non ti ucciderà, ma nemmeno ti farà il solletico. Wanda, hai ferito i sentimenti di Visione. Mi hai rinchiuso nella mia camera. Ok, primo, è un'esagerazione. Secondo, l'ho fatto per proteggerti. Ehi, Clint. Dimmi. È chiaro che il pensionamento non ti si addice. Ti sei stancato del golfo? Beh, ho giocato 18 buche, 18 tiri. Non riesco a mancare la buca. C'è sempre una prima volta. Per farti guardare. Rilevate contusioni molteplici. Sì, le avevo rilevate anch'io. Oddio! Ehi, amico, ti sei perso questo! Le ali sono in fibra di carbonio? È roba che esce dal tuo corpo? Spiegherebbe il rapporto rigidità-flessibilità che, devo dire, è incredibile. Non so se tu hai mai combattuto prima d'ora, ma di solito non si chiacchiera. Va bene, scusa, è l'emozione. Ragazzi, sentite, vorrei tanto continuare, ma il mio compito è uno solo oggi. Devo stupire il signor Stark, perciò scusatemi. Non potevi farlo prima? Ti odio.